il tuo zucchero filato. Oh no, tuo nonno deve essere impazzito. Non voglio che mangi... Questa robaccia è antigenica, fa male ai denti e anche allo stomaco. Hai ragione, credo che faccia venire anche il colera. Quando vostra madre era piccola non mangiava mai lo zucchero filato. La sua dieta era costituita solo da fegato e broccoletti e patate senza sale, non è vero? Coraggio, diglielo. Se credi di essere molto spiritoso... Non lo sono, È il tuo turno adesso. Ehi, guarda, tocca a te. Vieni. Oh, non dimenticare che ti lasceremo i bambini sabato mattina. Dobbiamo cercare l'appartamento. Ne sarò felice. Grazie, nonno. Divertitevi, eh? Bene, allora diamo un'occhiata in giro. Mi compri un gelato? Ma sei già lo zucchero filato. Non ti basta? Oh, guarda, David. Telefonate. Il numero lo troverete in fondo alla prima pagina. Salve. Com'è, ciao, Joe. David? Bene, grazie. Tieni, prendi uno di questi. Salve, ragazzi. Salve. State bene? Vedo che hai da fare. Bene. Sì, aspetto la tua chiamata, David. Ti riserverò un appartamento stupendo. Quartiere residenziale, ciao. Splendida vista. Ciao. Carissimo Janet. Signor Reed, come va la vita? Magnificamente. E lei? La trovo bene. Cosa ne pensa? Non lo so. Non sarebbe stato meglio aspettare l'autorizzazione comunale? Oh, è necessario cominciare per tempo con la pubblicità. La gente deve conoscere i progetti che... Che senza l'autorizzazione comunale non verranno mai realizzati. Sta forse cercando di dirmi che sarà difficile ottenere quei benedetti permessi? Oh, non sono io a decidere, signor Reed. Io volevo solo darle il mio parere. Deciderà la commissione. Bene, per adesso sto mostrando alla gente... solo quello che potrebbe avvenire. Grazie della visita. Grazie a lei. Che piacere vedervi. Non riesco a crederci, ma da dove vieni? Dal mondo di Alice. Ma questo è Jake. Mamma mia, quanto è cresciuto. Ti ricordi di me, eh? Credo di no. Ma dai, Jake, come fai a non ricordartene? È venuto a trovarci quando eravamo a St. Louis. Oh, era talmente piccolo. Avrei voglia di ammazzarti. Ma perché non mi hai detto che saresti venuta? Di un po', quanto tempo ti fermi? Per sempre, forse. Sono tornata a casa. Non mi sembra vero. Devi raccontarmi tutto della tua... Ah, sai che divertimento la mia vita con Paul. Non la auguro a nessuno. Gli ultimi 2 anni, poi... Non ne parliamo. Bene, non so esattamente che cosa provi, ma sono felice di averti di nuovo qui. Che tipo di lavoro pensi di fare? Ho già un lavoro. Ed è per questo che sono ritornata. Oakbridge è l'unico posto dove posso guadagnare abbastanza. Non mi dire che è la Citica. Lì. Una volta dicevi che non ci avresti mai lavorato. Mai dire mai. L'età dei sogni è passata. C'è chi sogna tutta la vita. E ricordo che tu, fra tutti i miei allievi di allora, eri... Insomma, mi sembravi la più decisa a portare avanti le tue idee. E chi ha fatto più carriera di tutti è stata la professoressa Ribelle. Non è incredibile? Erano 18 anni che lavoravo senza riuscire a vedere una prospettiva e all'improvviso... Come sta tua madre? È maligna e acida e quindi sta benissimo. Ah, ho un'idea. Porteremo Jake da lei. Gli faremo fare un bel giretto su Luther. Luther? Luther è ancora vivo. Certo, è vivo e sta bene, anche se purtroppo non è più in grado di portare una di noi come una volta, ricordi? Non corre più questo pericolo. Faremo un'eccezione, le daremo un assegno per acquistare la biancheria che provvederemo noi a lavare. Caschi, guanti e occhiali di sicurezza sono sempre forniti da noi. Su questi fogli informativi c'è scritto tutto quello che vi serve sapere sull'attività della Citychem. Contengono notizie riservate, quindi non mostrateli a nessuno al di fuori della nostra società. Vi troverete informazioni sui nostri prodotti e su alcune procedure che dovete conoscere. Inoltre riceverete istruzioni sulle misure di sicurezza che abbiamo adottato. Ha mai lavorato in un impianto chimico prima d'ora? No, signore. A St. Louis ero saldatrice, lavoravo nell'edilizia. Devo dirvi tante cose.
Qui produciamo 24 tipi di prodotti chimici con metodi diversi. Molti sono pericolosi, alcuni in modo particolare. Non date niente per scontato. Quello che non sapete, chiedetelo. La prima cosa da fare quando si entra o quando si esce è dare un'occhiata a quella manica a vento e dentro attenti agli impianti da reazione. È fondamentale sapere la direzione delle correnti d'aria e dovesse verificarsi una perdita di gas e mai trovarsi sotto vento. Ne va della vostra vita. Allora, che ne pensi? È interessante. Non è difficile, basta seguire regole e buonsenso. L'impianto funziona ininterrottamente giorno e notte. Il lavoro è suddiviso in 3 turni di 8 ore. Qui all'unità 9 produciamo un insetticida chiamato K34. È composto da alcune sostanze chimiche molto pericolose, soprattutto quella nella cisterna 901. Si chiama TCC, tetraclorocianato. È infiammabile, corrosiva, volatile, quanto di peggio si può immaginare. A contatto con l'acqua reagisce violentemente. Ed ecco, l'unità 7 produceva un altro insetticida. L'hanno chiusa quando si sono accorti che si poteva produrlo a meno in Messico. Ora vi faccio vedere come funzionano le docce d'emergenza. Sono sparse un po' dappertutto. Se vi rovesciate addosso una sostanza acida oppure tossica, mollate tutto, venite qui sotto e tirate quest'anello. Dopodiché spogliatevi. Lì, anche se è una donna, sarà meglio che non abbia pudori in casi come quello. Si tolga tutto. Se dovete lavare gli occhi, spruzzatevi questo oggetto speciale per almeno 15 minuti. Chiaro? Ora vi presenterò il nostro direttore, Don Shepard. Ma prima passeremo attraverso la camera di controllo. Ma perché voi in direzione non capite mai niente? Craig, senti, lo sai che significa produrre quella quantità di K34 in quei tempi? No, non voglio perdere la commessa, è chiaro. Siamo al limite, non posso aumentare la capacità produttiva senza aumentare il personale. So che non posso assumere nessuno, e allora come credi? D'accordo, Craig, allora ti richiamerò, va bene? Sì, ti ringrazio. Don, puoi ricevere Lee e Jerry? Chi? Lee Schneider e Jerry Haywood, i nuovi assunti. Ah, sì, va bene. Cosa c'è? In direzione hanno appena accettato un'ordinazione di 980 galloni di K34 da consegnare entro e non oltre il 30 agosto. Cosa? E non è tutto. Gli inglesi producono il K34 a prezzo inferiore e noi dobbiamo essere competitivi. Ma non ci riusciremo mai. Fa entrare quei due. Venite avanti, ragazzi. Don Shepard, Jerry Haywood. Salve. Piacere. Lee Schneider. Salve. La conosco. Mio padre è Dave Schneider. Ah, così era lei la ragazzina che lo aiutava ogni tanto al negozio. Sì, ero io. Lee viveva a St. Louis e lavorava come saldatrice. Comincerà come aiuto in manutenzione. Oh, è un buon posto, lavorerà quasi dappertutto nell'impianto. Si orienterà su ciò che vuole fare. E lei sarà il nostro meccanico. Mm-hmm. È del Tennessee. E come mai si è trasferito? L'impianto ha chiuso. Già, è un brutto periodo. È stata dura, eh? Don... Scusa, non sapevo. No, non fa niente. Ti presento i nostri due nuovi dipendenti, Lee Schneider, Jerry Haywood. David Cole. Piacere. Come sta? Benvenuto fra noi. Abbiamo finito con questa. No, c'è un'altra ispezione. Questo per me è un lavoro completamente nuovo. E secondo te quanto può essere pericoloso? Tutto dipende dalle misure di sicurezza. Se non si sta attenti ci si resta. La maggior parte degli incidenti che ho visto accadere era dovuta soltanto a disattenzione. Sono cresciuta a 1 miglio da questo impianto e non mi sono mai chiesta cosa producesse. Voglio dire, da fuori nessuno ci fa caso, sembra innocuo. Dall'interno è strano, sinistro, inquietante. Ci sono molti altri lavori più sicuri. Ma certo non li pagano bene come questo. È una scelta che facciamo. Già,
Quando avrai bisogno di un consiglio, fammelo sapere. Grazie, ci conto. Ciao. Vieni a cena da noi? C'è un polpettone. No, grazie, non questa sera, un'altra volta. Già, un'altra volta. Dici sempre così. Grazie. Ai vecchi tempi. Vorrei ripulire un po' questa scrivania. Sì, certo. E se hai fortuna, riuscirai a trovare tanto lavoro da restare qui tutta la notte. Non è aria stasera, lasciami. A quando capirai che quest'impianto non potrà mai prendere il suo posto? Forza, vieni a mangiare il polpettone di Morin. Non è male se ci metti molto ketchup. No, grazie. Ho quella riunione stasera alle 8. Vorrei arrivarci preparato. È importante. Siamo d'accordo? Sì, certo. Buonanotte. Ciao. John Reed ha detto che sei favorevole allo sviluppo della città. Non si tratta dello sviluppo di Oakbridge. Quello che lui vorrebbe davvero è soltanto lo sviluppo dei suoi interessi a scapito di quelli della città. E io non lo permetterò. Rappresento gli interessi della popolazione di Oakbridge e non darò il mio nulla osta finché non ci avrò visto chiaro. La riunione è fatta apposta. E poni tutte le domande che vuoi. Ma dopo, approva il progetto. La gente ha una gran voglia di essere informata, vedo. Sono pochissimi. Meno male che me l'hai detto, grazie, mamma. Adesso fatti largo tra la folla e trova un posto a sedere. Signor Shepard, signor Hughes. Buonasera. Mi scusi. La collina sarà divisa in lotti di uno o due acri. Qui costruiremo alcune case su un quarto di acro. E qui sotto, dall'altra parte della strada, sorgeranno due complessi residenziali di circa 30 unità ciascuno. Sono piacevolmente sorpreso. Ha lasciato molto spazio. Lei deve essere un ecologista. Cosa diranno i suoi amici speculatori, eh? E non è tutto. Qui sotto, vicino all'impianto, vorremmo costruire un giardino con parco giochi per i bambini. E intorno al laghetto ci sarà un'area per picnic riservata alle famiglie. E quando il progetto sarà stato realizzato, ho deciso che verrà dedicato alla città di Oakbridge. Molto generoso da parte sua, Reed. Molto generoso. Prima di cominciare a compiacerci della generosità del signor Reed, sarà opportuno approfondire un po'. Vorrei sapere innanzitutto una cosa. Signor Shepard, non crede che sia rischioso costruire un complesso residenziale così vicino al vostro impianto chimico? Quando abbiamo scelto noi, abbiamo fatto in modo che ci fosse una zona cuscinetto intorno alla fabbrica. 30 anni fa, intorno alla Citicam, c'era solo aperta campagna. Ma da allora la città si è avvicinata sempre di più. Non c'è niente di strano. In molte zone è avvenuto un analogo sviluppo e il progresso non lo si può affermare. Cosa ne pensa dell'aumento di traffico connesso a questo sviluppo? L'unica via d'accesso alla città rimarrà Oak Valley Road, che è anche l'unica via d'accesso al vostro stabilimento.
e ha due sole corsie. Janet, vorrei farle notare che la contea ha già in programma per il prossimo anno di rendere Oak Valley Road una strada a quattro corsie. Sarà abbastanza larga per far transitare le nostre autocisterne. Secondo lei, ci saranno rischi per la gente che vivrà lì? Rischi? No. Nessuno dei rari incidenti accaduti ha avuto effetti fuori dallo stabilimento. Siamo sottoposti a diversi controlli federali ogni anno. Niente può essere sicuro al 100%, ma credo che i rischi siano accettabili, considerando i benefici. Ci dica quali sono questi benefici. Maggiore occupazione, innanzitutto. Aumento del gettito fiscale, incremento edilizio, attività indotte. Sono certo che la Citychem abbia fatto del bene a Oak Bridge. Allo stesso modo, credo che questo piano di sviluppo apporterà ulteriori benefici in termini di crescita economica e sociale. È universalmente riconosciuto che l'industria chimica ha degli amplissimi margini di sicurezza. Vorrei fare un'altra domanda. Questa volta la rivolgerò al signor Hughes. Cosa pensa di questo piano il settore urbanistico dell'amministrazione? Gli attuali servizi e infrastrutture cittadine, secondo lei, saranno in grado di sostenere i nuovi insediamenti? Siamo convinti che l'aumento del gettito fiscale sarà più che sufficiente a risolvere qualsiasi problema. Il microfono è a disposizione di qualsiasi cittadino che voglia esprimere il suo parere o fare delle domande. Signor Shepard, le sostanze chimiche con le quali voi lavorate sono pericolose, vero? Sì. Sono sostanze molto tossiche, ma abbiamo installato diversi sistemi di sicurezza per evitare di essere pericolosi per gli altri e per noi stessi. Già, però io non credo che sia una buona idea far vivere della gente così vicino al pericolo. In India, per un incidente in una fabbrica chimica, sono morte 2000 persone. Non mi sembra corretto paragonare Oak Bridge all'India. Io credo che sia un delitto che John Reed distrugga quelle meravigliose colline e quei campi. Abbiamo bisogno di altre case? Strano, non mi ero mai accorta che mancassero case a Oak Bridge. Davvero? Tutta questa faccenda non è altro che una maniera per fare dei soldi. A noi non servono e personalmente non le voglio neanche. Bene. Grazie per averci dato il suo parere. Mi chiamo Tom Davidson. Sono proprietario di un autogrill qui sull'autostrada. Sono favorevole. Penso che l'idea del signor Reed sia ottima. Sarà un vantaggio per la città. O per il tuo grill. Gli affari aumenteranno. Non c'è niente di male, vero Tom? No, signore. Qualcun altro ha domande o dichiarazioni da fare riguardo a questo piano di sviluppo? Bene, mi sembra che questa serata sia servita a dimostrare che i cittadini di Oak Bridge vogliono creare un clima favorevole al progresso economico della loro città. E me ne compiaccio. Nella nostra società o si cresce o si muore. Qualche mozione? Suggerisco che si approvi il piano del signor Reed. Sì, anch'io. È stato formalmente suggerito da due membri del consiglio di dare l'autorizzazione al progetto del signor Reed. Chi vota a favore? Contrari? È approvato. Sono certo venuto da Chicago per farti un discorsetto di maniera. Se te lo dico, devi credermi. Hai fatto un gran lavoro e tutti lo hanno apprezzato. Ma le pressioni del mercato si stanno facendo sempre più forti. Non durerà per sempre. Dobbiamo avere una maggiore quantità di K34. Ma se aumentiamo la produzione senza aumentare il personale, ridurremo i margini di sicurezza. È già successo che aumentassimo la produzione senza ridurre i margini di sicurezza. Possiamo farlo ancora. Allora abbiamo assunto gente. Questa volta invece non si può. Non quest'anno. Oh. John Reed non perde tempo, a quanto pare. Sta costruendo un'intera città. Don, tu devi. Cosa? Devi farlo.
voglio dirti una cosa, ma deve rimanere segreta. Non devi dirla a nessuno, neanche alla tua famiglia. Avrei dovuto stare zitto anch'io. La compagnia sta considerando l'ipotesi di chiudere questo impianto. Che hai detto? È così. Sta tranquillo. A te hanno già pensato. Ti daranno un posto migliore in direzione. Jack, c'è gente che ha lavorato qui per 30 anni. E infatti gli anziani non saranno licenziati, sempre che siano disposti a trasferirsi. Trasferirsi? Si può sapere perché? Non è ancora detto che lo facciano davvero. Hanno commissionato la preparazione di un piano per il trasferimento della produzione in Messico. Questo è tutto, Don. Quindi, dobbiamo rimettere in funzione l'unità 7 e produrre il K-34 in maggior quantità. Assumeremo altro personale? No. Dovremmo farcela con il personale che abbiamo. Se sarà necessario, prenderemo qualcuno dalle altre unità e chiederemo di fare straordinari. Wes, cosa pensi del nuovo meccanico? È un ottimo professionista, mi piace. Va bene, allora si occuperà lui dell'unità 7. Scaricate la cisterna 701. La useremo per immagazzinare il TCC. Per l'emergenza terremo vuota e pronta la 702, d'accordo? L'unità 7 deve essere in funzione entro 10 giorni. 10 giorni? Ma non è possibile, c'è da ricontrollare tutto. Ti ho detto che puoi fare gli straordinari. Don, stai cercando di raddoppiare la produzione con lo stesso numero di operai. Non credi che sia esagerato? Lo so, ma non abbiamo scelta. Il mercato ha le sue leggi e noi dobbiamo piegarci. Se non produciamo molto più di prima allo stesso prezzo, ci troveremo ad affrontare dei seri problemi. Quanto seri? Molto seri. Su, mettiamoci al lavoro. Jackie, aspetta! Stai diventando un po' troppo veloce per me. Ehi! Oh. Oh. Stai bene? Oh. Ti sei fatto male? Andavi troppo forte, potevi suonare almeno. Che è successo? Questo piccolo pirata stava per investire il mio bambino. Non è un pirata, è mio nipote. Anche se fossi il nipote del re d'Inghilterra, è sbucato da quella curva come un pazzo. Non è vero, la sua velocità era normale. Bene? Sì. Comunque, non è prudente mettersi a giocare in mezzo alla pista per le biciclette. Jackie non era in mezzo alla pista per biciclette, stava camminando. Sono il re d'Inghilterra. Jake, che ne dici di un accordo amichevole? Va bene un gelato? Lo soffri il solletico? Allora, lo soffri il solletico? Jake? Ecco qua.
Oh, attenta! Attenta, ti stai spalmando il gelato sulla faccia. Ah, che pasticcio. Lei sembra un esperto di questi pasticci. Ah, ho fatto molta pratica. Anne, la loro mamma, era una campionessa di gelato in faccia. Questo è per lei. Bene, sediamoci adesso. Anne Shepard, la conoscevo. Era in prima quando io ero in terza. Come sta? Oh, lei sta bene. Su, su, sedetevi. Adesso è Anne Kohler. Sposata con David. Davvero? Ho scelto bene il bambino da sgridare. Nipote del direttore e figlio del vice direttore. Quando dirò a David che ha sgridato suo figlio, sarà finita per lei. È un disastro. Un motivo per l'altro nessuna casa va bene. Se non risolvo in fretta questo problema, sarò costretto ad andare a vivere in una tenda. Mamma, coraggio, prima o poi troverete io qualcosa. Io voglio andare in Cina. Tu andrai dove dico io. Papà, devi raccontarmi tutto. Che ne pensi di Lee Snyder? Una ragazza simpatica e intelligente. Oh. Non guardarmi così. Oh, che vuoi dire? Anne, sono troppo vecchio per Lee Snyder. Sì, hai ragione. Ricorda che dobbiamo andare alla casa di riposo. Lì troveremo una fidanzata dell'età giusta per mio padre. Io non sto cercando una fidanzata. Ne fai male, sarebbe ora che la cercassi. Non dovresti stare solo. È uno spreco, un bell'uomo come te. Tu non sei imparziale. E allora? Non significa che sbagli. Arrivederci. Ciao. State attenti, eh? Ciao a tutti. Ciao. 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 Attenzione, 1-7, contattare il reparto. Che succede? Nella cisterna 701 abbiamo trovato dell'acqua. Quanta acqua? Poca, non abbastanza da essere segnalata dall'indicatore. Potrebbe essere condensa. Ci manca solo che il TCC si mischi con l'acqua. Si assicuri che sia perfettamente asciutta. Sì, signore. Che succede? All'unità 6? Sì, va bene. Per fortuna niente di grave. Uno degli uomini è caduto dalle scale dell'unità 6, ma pare che non si sia rotto niente. Tutto a posto. Questa non era un'emergenza chimica. Tutto a posto. Questa non era un'emergenza chimica. Posso andare sull'altalena? Certo. Sta attento però, eh? Gli dai un'occhiata tu? Sì. Sì, sta tranquillo. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Come va? È qui per comprare? Più che altro per sognare. Non posso ancora permettermi case come questa qui. Già, neanche per David sarà facile pagarla. Posso andare anch'io? Sì, va pure. Che giornata. Bella, sì. E ora di che si parla? Non lo so. Che si dice al proprio direttore? Ah, non sono il direttore. Ma che cosa sta dicendo? Ha presente la fantasia? Allora, hai fatto? Avrei voluto avere un po' più di tempo. Tutti noi lo vorremmo. Da quante ore sei entrato? Una quindicina, circa. Ti faccio sostituire, non devi esagerare. Avviso al personale, trasporto del T all'unità 7. Sgombrare l'unità 7. Thank you.
Pronto, Lou? Sì. Bene, chiudi. TB-146 chiuso. Cominciamo. La pressione è giusta, apri la valvola. Valvola aperta. Allarme, bloccate l'operazione. Ora punto, Lewis. Ma non era stata revisionata? No, solo provata. Non c'era tempo per fare altro. Ci sono 24 ore in una giornata. Non doveva controllare le pompe? Infatti. E ripararle? Ho riparato quella guasta. Qual è? La 78. Sostituitela questa notte. Revisionate i dispositivi idraulici. Non possiamo permetterci di fermarci. Cominciate immediatamente. Bene, diamoci da fare. Revisioniamo i sistemi, Mike. Ma non finisce mai questo turno. Wes, aspetta. Dai, aspetta. Che c'è? Quella pompa non si sarebbe guastata se avessimo avuto il tempo di revisionarla. Rilassati, non c'è stato nessun danno. Non questa volta. Non eri mai stato così imprudente, Don. Sono sottoposto a pressioni molto dure. Una volta non avresti mai ceduto sulla sicurezza. Ti ricordi nel 63, eh? Tommy Butler non la aveva... La situazione era completamente diversa. Sì, perché non ti eri fatto influenzare? Senti, Wes, ormai stanno revisionando tutti i sistemi. In fondo non è successo niente. Qualcosa è successo a te. Stai cambiando. E vorrei poter dire in meglio. Forza, Luther! Non ne ha proprio voglia, eh? Non puoi farlo correre, mamma. No, è stanco. Non ha voglia di correre. Luther è un cavallo vecchio, Jackie. E i vecchi hanno bisogno di molti riguardi. Bisogna sempre essere gentili e carini con loro. Mamma, non te ne approfittare. Non riesco a credere che questo posto sia rimasto tale e quale. È bello sapere che ci sono cose che non cambiano mai. In compenso altre cambiano in peggio. Visto cosa sta facendo quel John Reed nella valle? La sta riempiendo di polvere e rumori, così può continuare a riempire il suo portafoglio. Vieni, Jackie. No, mamma! Oh, andiamo a vedere se troviamo delle more, eh? Non ti avevo detto di aggiustare l'altalena? Agli ordini, generale. Vieni, dammi una mano. La compreresti una casa di Reed? Sì, con i soldi del Monopoli. No. Voglio dire, vivresti così vicino all'impianto? Lì. Sai cosa c'è dentro quelle enormi cisterne? Cos'è, una domanda ufficiale? Ecco. Mi conosci. Testarda e ficcanaso. Ti devono adorare in municipio. Non credo che mi adorino. Ma mi rispettano. Non devono mai cogliermi in fallo. Devo essere più brava di chiunque lavori lì. Lo sei di certo. Oh, può darsi. Ma non è facile. Solo duro lavoro. E quasi niente vita notturna. A proposito, sai con chi vado a cena stasera? Don Shepard. Cosa? E a te chi l'ha detto? Lì, non sei più a St. Louis, ora sei a Oak Bridge. E a Oak Bridge non c'è vita privata. Ah. Vedi, probabilmente non riuscirò mai a scoprire gli sporchi traffici di quello stabilimento chimico. Ma quando si tratta di pettegolezzi, niente è segreto. È incredibile. Lui mi ha invitata martedì e già... Martedì? E io sono venuta a saperlo solo mercoledì. Sto invecchiando. Devi promettermi una cosa. Che cosa? Da tanto tempo Jackie è il mio unico compagno di tavolo. Non meravigliarti se ti taglierò la carne nel piatto. Allora facciamo un brindisi a noi due. A una cena fra adulti, senza nessun moccioso fra i piedi. Ce n'è voluto perché mi imitassi.
Lo desideravi sul serio? Non sai quanto. Ti meravigli? Non so. È difficile credere che un vecchio come me possa suscitare l'interesse di una ragazza giovane e bella come te. Io non do importanza alla tua età. Non sei molto più vecchio del mio ex marito. Davvero? Evidentemente sono attratta da tipi vecchi e decrepiti come te. Credo di sì. Stai pensando, che ci faccio qui? Devo scappare. Penso a quanto sono fortunato. Non so se stai dicendo la verità, ma ho deciso di crederti. Fai bene, è vero. Non sai da quanto tempo. Anch'io. Adesso cambierà tutto. Lo spero. Al lavoro, voglio dire. No, no. Non pensiamo al lavoro. Lascialo fuori dal nostro letto. Dovremmo comportarci come se niente fosse, lo sai? Sì, signor Shepard. È necessario, basta. Purtroppo. Tra poco devo andare a riprendere Jackie, l'ho lasciato dai nonni, quindi cerchiamo di non perdere tempo a parlare di lavoro. D'accordo. In questo periodo sono impazzito. Inizialmente potremmo provare con le unità 5 e 6. Mm-hmm. Sì, si può fare. Scusa, Don, hai un minuto? Sì, certo. Ciao, Wes. Siedi, siedi. Ciao. Sì, anche tu. Figurati. Allora, che c'è? Un mio amico ha appena svolto una ricerca sui sistemi di sicurezza per conto del governo. Sulla base dei risultati di questo studio dirameranno nuove disposizioni. Credo che faresti bene a dare un'occhiata. Parla soprattutto del flusso a due fasi. Sai di che si tratta? Sì. Sappiamo dal 77 che durante alcune reazioni si innesca il flusso a due fasi. Gas e liquidi si mescolano e formano una schiuma. A volte la schiuma cresce fino a bloccare lo sfogo del vapore e le saracinesche. La temperatura cresce rapidamente e... boom. È un problema maledettamente complesso. Nessuno è mai riuscito a trovare una soluzione. Adesso pare risolto, a patto di usare nuovi tipi di valvole saracinesche. Fantastico, ci mancava solo questa. Ci vorranno dei mesi, senza contare le spese. Centinaia di migliaia di dollari. Sei certo di questo, Wes? Senti, Don, sicuro no, non possiamo certo permetterci di ignorare la cosa. D'accordo. Fanne una copia, per favore. Studiatevi questo documento. Vedete in che misura può riguardare i nostri impianti. Poi fate un preventivo dei tempi e dei costi e mandatelo alle alte sfere. Va bene. Ok. Grazie, Wes. Prego. È deciso, proviamo con la 5 e la 6. D'accordo. Ciao, Wes. Don, non ho voglia di litigare ancora, ma è necessario che chiuda la 9 per manutenzione al massimo entro 6 settimane. No, non dirmelo, hai proprio deciso di darmi il colpo di grazia. Senti, sono il capo della manutenzione. La mia responsabilità è questa. Le pressioni dall'alto non mi riguardano. Il prossimo mese chiuderò la 9. È chiaro.
Per ora non informerò la direzione. Fa quello che vuoi, però non impedirmi di svolgere il mio lavoro. Quarto. 9 2/3. 9 3/4. 9 7/8. 10. Vi troverò. Il nonno ti troverà, Patty. Ecco che arriva l'orso. Eccolo qua. Ti ho presa e adesso ti mangio. Ora basta, andiamo a casa. Non possiamo dormire qui stanotte. No, tesoro, i letti arriveranno solo domani. E senza letto non è facile dormire. Adoro questo posto. Vieni. Non trovi che sia perfetto per noi? Perfetto. Che pasticcioni. Volevi vedermi? Sì. E spero che riusciremo a metterci d'accordo. Siedi. Ecco, io ho parlato della tua intenzione di chiudere l'unità 9. Ci pregano di rimandare di 60 giorni. Dicono che ne hanno assoluto bisogno. 60 giorni? Scordatelo. È necessario interrompere l'attività per i lavori di manutenzione e poi gli uomini sono sfiniti. O chiudiamo la 9 o assumiamo altra gente, se no qualcuno si addormenta ai comandi. Sai che non posso assumere. Allora spostiamo qualche dipendente. Ho bisogno di un altro operatore alla 7. Promuovi Lee Schneider, assistente operatrice. Lee? Sì, imparerà in fretta e in gamba con la ragazza. Non posso fare neanche quello. Non posso spendere un dollaro finché non consegno il prossimo carico. Ah, ma che bravo. Lui se ne va, tanto che gli importa. Va in pensione il prossimo anno. Ma perché non vai all'inferno? Ti sei bevuto il cervello? Non sei mai stato così idiota e meschino in vita tua. Hai ragione, scusa. Sei il capo della manutenzione, dimmelo tu. Dimmi quanto tempo puoi darmi. Una settimana? 10 giorni? Ho assoluta necessità di ogni secondo che puoi darmi, Wes. D'accordo. Maledizione. Hai altri 10 giorni. Ma poi basta. Quanto spazio rimane da quella parte? Attento! Non respirate! Via, presto! Lu, qualcosa non va nella linea dell'H2S. Sembrerebbe una fuga, ma che è successo? Uomo a terra vicino all'unità 7. Si è rotta la tubazione dell'H2S. Wes a terra, mandate ossigeno. Jerry, levati di lì, lascia fare la squadra di... Emergenza. Che succede? Emergenza. Dove? Comprare l'unità 7. Finita, può togliere la maschera. Su, mi dia una mano. Attenzione, l'unità 7 è in emergenza. Radunarsi nel reparto di sicurezza. Ripeto, radunarsi nel reparto di sicurezza. Resisti, Wes. Resisti, non mollare. Coraggio, resisti. Su. Coraggio. Sveglia. Su, sveglia. Non mollare. Non mollare, Wes. Sbrigatevi, venite a prenderlo. Vito i suoi ultimi giorni e l'amore l'accompagnerà per sempre. Quindi ti chiediamo, Signore,
di proteggere l'anima di Wes Boggs e di dare forza a coloro che ha lasciato. A tutti noi mancherà molto, ma sappiamo che è passato a miglior vita. Signore, ti ringraziamo. Amen. Amen. Maureen. No. Le mie condoglianze. Grazie, cara. Mi scusi. Dottor Shaw. Ho sentito dire che Wes è morto in meno di 40 secondi. Ma come può essere successo? Idrogeno solforoso. Deve averne inalato in forte concentrazione. E ne adoperano parecchio di idrogeno solforoso alla Citigen? Non sapevo neanche che ne avessero, fino alla morte di Wes. Ma mi scusi, lei non dovrebbe sapere quali sostanze vengono usate per poter poi intervenire con prontezza? La Citigen si è sempre rifiutata di dare notizie sulle sostanze con cui compongono i loro prodotti. Ma a lei dovrebbero dirlo. In questo stato non devono dichiarare niente. Non è stata varata alcuna legge che glielo imponga. Mi dispiace molto. Mi dica. Abbiamo a che fare con la Citigen una volta ogni tanto. Tè o caffè? Tè, grazie. Nella maggior parte dei casi il nostro intervento si limita a un appoggio esterno. Dentro hanno le loro squadre. Zucchero? No, grazie. Non sappiamo niente dei loro intrugli. Comunque, Don Shepard è attrezzato meglio di noi. I suoi uomini sono addestrati ad affrontare emergenze chimiche. Non siamo all'altezza quando si tratta di sostanze tossiche. Molto meglio se lasciamo fare a loro. All'interno del suo stabilimento la Citigen si gestisce da sola ed è in grado di affrontare i suoi problemi. Onestamente, noi preferiamo così. Lei quindi mi sta dicendo che non esiste un piano di evacuazione? L'unico che abbiamo è stato fatto circa 10 anni fa. Ho chiesto spesso dei finanziamenti all'amministrazione cittadina per aggiornare questo piano, ma me li hanno rifiutati. Evidentemente non la considerano una priorità. Visto il piano d'evacuazione d'emergenza della polizia, è vecchio di 10 anni. Assolutamente inadeguato. Con la densità di popolazione che abbiamo in questa zona non esiste un vero piano di evacuazione. E i vigili del fuoco? I vigili del fuoco non hanno nessun dato che riguardi i potenziali rischi di questo impianto. E all'ospedale non sanno niente di niente. Questo è inammissibile. Per quale ragione la gente di Oakbridge non deve sapere cosa diavolo state producendo qui dentro? Ascolti, per ovvi motivi noi non abbiamo intenzione di divulgare informazioni sulle sostanze che compongono i nostri prodotti. Non vorremmo che la concorrenza se ne avvantaggiasse. Ma lei non mi sembra dedita allo spionaggio industriale, quindi posso darle le informazioni che vuole. Il punto è che non esiste una reale minaccia per la salute dei cittadini. I nostri sistemi di sicurezza sono fra i più sofisticati e perfezionati del mondo. Regolatori di temperatura prevengono il surriscaldamento. Altri sistemi controllano che la pressione non diventi eccessiva. Meccanismi di distacco automatico bloccano eventuali fuoriuscite di gas tossici. Ognuno di questi congegni viene controllato 2 o 3 volte l'anno. Ascolti, Janet, le probabilità che questo impianto possa costituire una minaccia sono davvero scarse. Certo che è strano. Nonostante i vostri sistemi sofisticati, Wes Boggs è stato esposto per 40 secondi ad una sostanza tossica che lo ha ucciso. È stato un doloroso incidente. Un errore umano, diciamo. Non avrebbe dovuto trovarsi in quel punto. Forse era stanco, se fosse stato nella sua forma migliore. Non sarebbe stato tanto imprudente da trovarsi sotto vento. Così Wes è morto perché era stanco.
Grazie tante, signori. Don, chiederò al sindaco di migliorare le comunicazioni tra l'impianto e la città. Posso contare sulla sua collaborazione? Certo. La Citychem tiene molto ad avere buoni rapporti con la città. Naturalmente. Potrebbe chiamare qualcuno per accompagnarmi all'uscita? Oh, no. L'accompagneremo noi stessi. Grazie. Vorrei ringraziarvi ancora per avermi concesso di visitare i vostri impianti. Signora Graham, ci sarebbe un modo certo per eliminare ogni rischio connesso all'industria chimica. E consisterebbe nell'eliminarla del tutto. Ma provi a immaginare una vita senza chimica. Centinaia d'anni di progresso sarebbero spazzati via. E oggi Oak Ridge non esisterebbe nemmeno. Deve ammettere che certi rischi, oltretutto incredibilmente piccoli, sono accettabili. Signor Morris, non si può sapere se certi rischi sono accettabili, se non si sa di che rischi si tratta. Mi scusi. Quell'afficcanazzo ci darà dei fastidi. Ho appena fatto una cosa di cui mi vergognerò per tutta la vita. Il mio migliore amico è morto e io gli ho dato una colpa non sua. Andiamo, Don, sei troppo duro. Wes Boggs è morto perché due uomini stavano facendo un lavoro per cui ne servivano almeno quattro. L'ho ucciso io, Jack. Io ho ridotto la sua squadra per far fronte a questo super lavoro. E non potrò mai perdonarmelo. Adesso tu te ne torni a Chicago e dici a quei bastardi che possono anche chiudere Oak Ridge, ma sia chiaro che fino a quel momento sarò io a decidere quanto può produrre questo impianto e quanto personale ci vuole per mandare avanti il lavoro. Ora calmati, Don. Nessuno ha mai detto che tu dirai anche devi... che la prossima settimana chiuderò l'unità 9 per fare manutenzione, come avrei già dovuto fare da tanto tempo. E quando l'unità 9 tornerà in funzione, chiuderò la 7. Questo è il modo giusto di lavorare e alla lunga anche il più produttivo. In futuro le chiusure per manutenzione non saranno rimandate per nessuna ragione. Fa questa ricerca. Sì. Poi fa una lista di tutti gli impianti chimici esistenti nelle zone popolate, soprattutto accanto alle città piccole. Poi prendi il telefono, chiama i funzionari locali e fagli queste domande. Bene. Forse più tardi te ne darò delle altre. Ciao. Earl. Eh? Noi dobbiamo stampare un opuscolo per far conoscere alla gente tutti i rischi che comporta quell'impianto e le cose che si devono fare in caso di emergenza. Ho parlato con Don Shepard, mi ha promesso che avremo la totale collaborazione della Citychem. Oh, fantastico, che idea meravigliosa. Ma io non posso risponderti fino alla prossima seduta. Aspetterò. Ciao. È già tardi, perché non vieni a cena da me? Grazie, ma ho ancora parecchio da fare. Usciamo, Don. Non ti fa bene rimanere troppo in questo posto stasera. E neanche a me. Devo organizzare tutto il lavoro di manutenzione di Wes. Sì. Sai che ho deciso di promuoverti assistente operatrice? Davvero? Era quello che voleva Wes. Te lo meriti e poi... non voglio che nessuno si addormenti ai comandi. Ti prego, amore, vieni a mangiare a casa mia. No, non stasera, grazie. Ci vediamo domani, d'accordo? Thank you.
Bene, faccio. Potete dire a Don che la 9 è stata chiusa. Passano. Unità 7, hai detto? Arrivo subito. Che succede? Ho problemi con l'indicatore di livello della cisterna 701. So che contiene molto meno TCC di quanto indica. Montane uno nuovo. C'ero già arrivato, ma quando li ho richiesti al magazzino ricambi mi hanno risposto picche. Cosa? Un errore nella distribuzione. Passami i ricambi a Chicago. Da quanto te ne sei accorto? Circa 2 minuti. Gino ricambi. Sono David Kohler, sono a Oakbridge, salve. Senti, abbiamo bisogno di... Lou? AI-47. A1-47, sono degli indicatori di livello. Non c'erano nell'ultimo carico. Mi dispiace, ve ne possiamo mandare altri martedì. Non possiamo aspettare martedì, ce ne serve uno subito. Non li abbiamo, devono arrivare da Pittsburgh. Li avrete domani sera o dopodomani mattina? Va bene, ma tieni presente che siamo nei guai. Non saranno qui fino a domani sera o a dopodomani mattina. Non li hanno neanche in magazzino, devono arrivare da Pittsburgh. Detesto lavorare con indicatori inaffidabili. Ciao Jerry, sono David. Dovresti smontare l'indicatore della 702 e montarlo subito sulla 701. Questo significa che una cisterna resta senza indicatore. Sì, ma la 702 è di riserva. È meglio che l'indicatore stia su quella che funziona, no? Come vuoi. È molto tardi, perché non vai a casa? Vado. David. David. Sì? Vieni un attimo. Che cosa c'è? Mi hanno mandato queste valvole dell'unità 9 da revisionare. Sono arrugginite e un po' corrose. Infatti sono qui da te. Sì, ma non è solo questo. Wes una volta mi parlò del flusso a 2 fasi. E se queste dovessero far passare del liquido insieme ai gas, si rischierebbe un'esplosione. Sì, lo so, probabilmente hai ragione. Credo che sarà bene sostituirle tutte con valvole più larghe. David, le valvole dell'unità 7 hanno la stessa sezione di queste e sono state montate nello stesso periodo. Capisco che cosa vuoi dire. Ne parlerò a Don per prima cosa domani mattina. Già. Grazie di essere venuta. La tua voce al telefono non mi lasciava molta scelta. Mi dispiace. Non volevo che il mio invito avesse l'aria di un ricatto morale. No, ho solo pensato che doveva essere una cosa molto grave. Non volevo essere trascurata ancora. La scotch. Come sta, Jack? Bene, al solito. Ha passato la domenica a giocare con Kenny a casa sua. Ah, bene. Mi sei mancato. Sono stato molto occupato. Occupato? Credo che dovresti dire ossessionato. Cos'è una scenata? Mi dispiace. Devo sapere cosa succede. Tu stai da solo, io sto da sola. Non ci vediamo mai. È un periodo molto difficile per me. Lo so. La morte di Wes e le pressioni dall'alto.
Ma perché non affrontiamo queste cose insieme? Perché non lasci che ti stia vicino? Non so che cosa dirti. Questo lavoro mi assorbe completamente. Mi prende tutto il tempo e tutte le energie. Dopo che avrò finito con la manutenzione, dovrò cercare di accontentare i capoccioni di... Don, non mi interessa l'impianto. Io sto parlando di noi due. A me invece l'impianto interessa. La vita di migliaia di persone, compresa la tua, dipende dalla sua esistenza. Non dimenticarlo. Non credo di avere molta scelta. Mi dispiace. Sul serio. Dispiace anche a me. Oh, salve. Janet, a proposito di quegli opuscoli, credo che sarebbe meglio rimandare. Tutti pensano che spargerebbero il panico in città senza motivo. Inoltre, Jorrid è venuto a saperlo e ha fatto il diavolo a quattro. Dice che ha già abbastanza difficoltà a vendere senza che noi gli spaventiamo i clienti. Ma è da irresponsabili. Se ci sono dei pericoli, la gente deve sapere come potersi difendere. Io non la metterei così sul tragico. Quello stabilimento è piantato lì da 30 anni e non ha mai fatto del male a nessuno, se si eccettua un po' di cattivo odore. Questa non è una garanzia e tu lo sai bene. Janet, hai lavorato molto per arrivare dove sei ora. Finalmente la tua carriera ti sta ripagando. Hai un futuro promettente. Ma avrai bisogno dell'appoggio della gente che conta e di tutti quelli che lavorano alla Citycam. Mi dispiacerebbe vedere la tua carriera stroncata dall'ostinazione. Capisci cosa intendo? Billy, puoi rimandare quella faccenda degli opuscoli? Grazie. Fino a poco tempo fa avrei detto che andava bene lo stesso, ma ora, con tutte queste notizie sul flusso a due fasi. Le valvole della 7 sono così? Può darsi. Jerry dice che sono state installate solo qualche mese dopo. Non possiamo correre dei rischi. Dì a lui di chiudere l'unità 7 non appena finita l'ultima infornata. Poi fa sostituire tutte le valvole di questo tipo. D'accordo. Lou, chiudi l'unità 7 dopo questa infornata. Dobbiamo sostituire tutte le valvole. La pressione è arrivata a 28. Non riesco a far abbassare la pressione. Nella 701 c'è qualcosa che non funziona. Fa quello che puoi da qui. Io scendo a vedere. L'indicatore segna 12 gradi, è troppo caldo. Dovrebbe essere a meno di 7. Quella roba bolle già a 20. Prendine un campione e di' a Jerry di tenere d'occhio la pressione. Chiamo Don. Sì. La 701 indica più di 28. Sì, è così. Beh, se ne sei sicuro. Comunque, ci sono un po' troppe vibrazioni in quella cisterna. Quanto ci metterà a esaminare quel campione? Pochi minuti. Come va? Temperatura e pressione stanno salendo. Non capiamo cosa c'è. Sì, sono lui, allora? C'è acqua nel campione. Acqua? Come diavolo ci è finita? Non lo acqua. So, certo non ce l'ho messa. Quando l'hai controllata l'ultima volta? Grazie. La settimana scorsa era a posto. Se le valvole non si aprono, la cisterna potrebbe esplodere. E anche se si aprissero, la sezione sarebbe troppo piccola. Siamo in un bel pasticcio. Che cosa faccio? Se la pressione sale a 50, scarica il TCC nella cisterna di riserva. Così guadagneremo del tempo. Meglio scaricare a 40. La temperatura è a 60.
Si è innescata una reazione. Non c'è modo di fermarla in quella cisterna. Scarica nella 702. Temperatura e pressione scendono. L'abbiamo scampata per un pelo. Ora qualcosa non va nella 702. A che livello è adesso? Cos'è successo all'indicatore? È fuori uso. L'abbiamo tolto per metterlo sulla 701. Il magazzino non ce n'erano più. Vuoi dire che non abbiamo modo di verificare il livello di riempimento? Ma la 702 è sempre stata vuota. Non ci abbiamo mai messo niente. Cosa diavolo vuoi che ci sia? È vuota. E se per caso ci fosse un'infiltrazione d'acqua anche lì? Attenzione, 4-9, sgombrate l'area. Il personale operatore è richiesto, ripeto, 4-9, sgombrate il 4-9. 4-9, 4-9, attenzione, sgombrate il 4-9. La squadra antincendi dice che c'è molta confusione, ma pare che non si sia fatto male nessuno. Per fortuna. La polizia farà evacuare la scuola di Valle Road. Prega che il vento non cambi. I dispositivi di controllo non funzionano. L'intero quadro è impazzito. David Kohler della Citycam, vorrei parlare con il direttore dell'ospedale, è un caso d'emergenza. Jerry? Sì, ascoltami, sì, attentamente. Sta parlando ancora con un tentativo che possiamo fare. Volevo dirle che abbiamo avuto una discreta perdita di gas tossici qui. Prendi un paio di tubi del magazzino e portale subito qui. Cosa? Hai capito? Bene, aspetta. Aspetti che guardo. Ecco, tetraclorocianato. Secondo quello che c'è scritto in questa pubblicazione, attacca principalmente gli occhi, allora, e i polmoni, è possibile? Provocando ulcerazioni alla cornea, edemi polmonari e costrizioni bronchiali. Certo. Ho capito. 800-555-2300. Don, è arrivato fino alle zone residenziali. L'ospedale ha ricevuto una marea di telefonate. Anne è a casa. Pronti? Via! Dai, nascondiamoci! Uno! Due! Tre! Vi troverò. Adesso arrivo. Per favore, lasciate un messaggio. Vi richiamerò appena possibile. Anne, chiamami allo stabilimento. È successo un incidente. Potrebbero essere andati alla lezione di nuoto. Sono quasi sicuro che l'avessero oggi. Tu te lo ricordi? Non lo so, oggi non me lo ricordo. Comunque, non pensiamoci ora. La valvola d'emergenza è guasta. Non possiamo bloccare la fuoriuscita, ma c'è una cosa che puoi fare tu. Va di sotto e raduna tutti quelli di cui non abbiamo bisogno nelle unità 2 e 3. Lì non ci sono guai e l'aria è filtrata. Va bene? Sì, va bene.
Lì, riunisci tutti quelli che hanno un furgone e va a dare una mano a evacuare la scuola. I pulmini non basteranno. Kenny deve essere lì, trovalo. Mi sento più tranquillo se so che è con te. Grazie. Jerry, dobbiamo chiudere quella dannata valvola alla 701 per fermare tutto. Se la pressione arriva a un certo livello, tutta l'unità salta in aria. Speriamo di fare in tempo, altrimenti non sarà servito a niente. Chiama Phil e digli di portare all'unità 7 un ponte di 5 metri con ganci di 2 centimetri. Phil, porta all'unità 7 un ponte di 5 metri con ganci da 2 centimetri, grazie. Sì. Sì, glielo dirò. Era David. Dice che il vento soffia verso sud-ovest, in direzione dell'ospedale. Ed è forte. Irraggiungibile, le ambulanze non riescono ad arrivarci in nessun modo. Può mandare qualcuno dei suoi uomini laggiù? Può? Va bene, lo dirò al sindaco. David, è finita. Speriamo che riusciate a chiuderla. Il più colpito è il centro residenziale di John Reed. Cercheranno di dare la colpa a noi, aspetta e vedrai. Diranno che non dovevamo permettere a Reed di costruire lì. Infatti non avreste dovuto. Torniamo dentro, forza, tutti insieme, forza. Torniamo in classe, senza spingere. Coraggio, tutti su quelle macchine, presto, ma senza correre, non fatevi male. Jake! Kenny! Kenny! Dalla 701. D'accordo, cominceremo da quella. Brighiamoci. Ma attento a come ti muovi. Va bene. Tu occupati di questa, io giro l'altra. Ok. Mi senti, Lou? Stiamo operando sulle valvole contemporaneamente. La pressione è arrivata a 40. Questa è fatta. E la tua? Anche. Aggancia un'estremità del ponte alla distribuzione. Io aggancerò l'altra qui. Proveremo a usare la valvola d'emergenza della 701. La pressione è a 50. Sale ancora. 51. 53. 56. Adesso è a 60.
recupera il 75, può esplodere. 65. Cresce ancora. 68. Già, è tutto pronto. Bene, siamo per aprire, Lu. Allontanati, se il getto è troppo violento per saltare il ponte, è inutile rischiare in due. 70. Lu, sto aprendo. Forza, Don, forza. Forza, Don, forza. 80. 85. 85. La pressione sta calando. È quasi a 70. Ora è regolare. Bravi. Ce l'avete fatta. Avviso al personale. Ora l'aria è respirabile in tutto l'impianto. Il numero delle vittime provocate dal disastro di Ostrich continua a crescere. L'ultima cifra è di 434 persone, ma le squadre di soccorso prevedono di trovarne altre una volta completato il controllo delle case. L'ospedale di Oakbridge presenta uno scenario di paura, shock e confusione. Il personale medico non si concede tregua nel tentativo di assistere l'elevato numero di intossicati che continua ad arrivare, e tuttavia è costretto a trascurare i meno gravi per occuparsi degli altri. Le strade sono bloccate dal traffico e i soccorsi arrivano in elicottero. Senta, è possibile sapere se... Sì, si tratta di mia madre. Sì. Sì? Vengo immediatamente. Certo. Sì, capisco, grazie. Ancora niente? Non hanno nemmeno il tempo di registrare i nomi. Non ho altra scelta, devo andarci. Janet, la sua casa è troppo lontana per essere stata contaminata. Sono sicuro che sia salvata, ma tu va pure, qui ci occuperemo di tutto noi. Ma di cosa vuoi occuparti? Abbiamo le mani macchiate di sangue. Era nostro dovere fermare Reed, se non altro avvertire del pericolo quella gente. Tu, io e tutti quelli che se ne sono fregati, siamo tutti responsabili. Ti ricordi cosa dicevi? No, qui non può succedere, dicevi così, vero? Non è vero? Non succederà in una società così avanzata. Non siamo a Bhopal, a Mexico City. Questa è Oakbridge, è in America. Adesso è tutto finito, Earl. Noi siamo finiti. Al diavolo il tuo progresso. Che ce ne facciamo adesso? Adesso che abbiamo ucciso centinaia di persone. Attenzione. Squadre 8 e 9. Prepararsi al cambio. Ripeto. Squadre 8 e 9. Prepararsi al cambio. È ospite dei nostri studi il presidente della City Chem, Jeremy Coyle, che sta per fare una dichiarazione. Sono riuscito a parlare con una vicina, ha detto che è stata a casa nostra. La macchina è lì, ma non c'è alcuna traccia, né di Anne né di Patty. Ho chiamato l'ospedale, aspetta che mi risponda. Alle famiglie delle vittime, e porgere i miei più fervidi auguri di pronta guarigione a coloro che soffrono. Stiamo ancora cercando di scoprire quale sia stata la causa dell'incidente. La nostra compagnia, la direzione e i dipendenti sono sconvolti. E profondamente rattristati da questo tragico e infausto evento. Naturalmente offriremo la nostra piena collaborazione alle autorità. Per quanto riguarda le cause di questo incidente, sì, posso assicurare alla sì popolazione di Oakbridge e
a quelle delle zone circostanti, sì, altri stabilimenti naturale, della City, la ringrazio. Che verranno individuate ed eliminate. Non possono sapere se c'è, non riescono neanche a registrare i nomi, quindi non c'è modo di... Ma perché diavolo ho tolto quell'indicatore? Su, calma. È stata colpa mia, colpa tua. Non è stata colpa tua. Andiamo all'ospedale, d'accordo? A domandare in giro. Don! Di noi, ci rivediamo qui. Don! Ho visto mia madre qui. Arrivo ora, cerco Anne. Il gas può aver investito la casa di mia madre. Non credo, quella casa è molto lontana e il vento è calato subito, ma non posso esserne certo. Spero che non le sia successo niente. Vado a cercarla da quella parte. Signor Shepard, la prego, mi deve aiutare, non mi fanno vedere mio figlio. Scusi, ma voglio io... solo vedere il mio bambino. A cosa sono servite le vostre precauzioni? Era lei il responsabile. Non posso parlare in questo momento, riesce a capirlo? La testa. Tenetegliela su. Si fermi, si fermi. Sto cercando mia madre. Avete visto Sally Graham? No, no. La prego, mi faccia passare. La prego, mi faccia passare. Alza la sbarra. Infermiera, scusi, come sta? I più colpiti sono gli occhi, ma non sappiamo ancora quanto. È sotto sedativi. Dove l'hanno trovata? Mi dispiace, non lo so, ce ne sono. Doveva esserci una bambina di 3 anni con lei. Mi dispiace, non lo so. Cosa è successo? Dove? Ti dimmi dov'è. Oh,
Dimmi cosa le è successo. Nascondino. Resta con lei, vado io. Le vittime accertate del disastro sono ora 460, ma purtroppo questo tragico bilancio è destinato ad aumentare. Il più colpito è stato il quartiere residenziale costruito recentemente nelle immediate vicinanze della industria chimica da cui si è sprigionato il terribile tetracloroceano. Le squadre di soccorso sono impegnate in una febbrile ricerca casa per casa, la speranza ormai sempre più debole di trovare persone ancora vive. Patti! No, no, no.